Molto gremita la sala Benedetto Ronchi della Biblioteca Comunale Bovi di Trani per la presentazione del libro 100 caffè di carta di Paolo Farina, nell'ambito della 12ª edizione del Maggio dei Libri, alla quale ha aderito l'amministrazione comunale. Paolo, il caffè nasce sulla testata online Odisseo, sottotitolo Navigatori della conoscenza. Beh, intanto Odisseo è il nome greco di Ulisse, Ulisse è il campione della conoscenza, penso all'Ulisse di Dante ma anche all'Ulisse di Saba. E quando ho incominciato a scrivere i vari caffè, la pandemia non era ancora scoppiata, è arrivata nel mentre e così di domenica in domenica c'era questo appuntamento con i lettori di Odisseo che era un modo per fare una riflessione insieme, che fosse insieme dolce e amara, leggera e pesante, tra virgolette, ma giusto il tempo di un caffè. Beh, il caffè preso in dosi multiple fa sicuramente male e crea dipendenza. Un caffè alla settimana, soprattutto se è un caffè pensato e pensante, magari di un cuore pensante, potrebbe far bene. Prossimo obiettivo editoriale. Beh, il caffè è nato con, come abbiamo detto prima, e poi si è evoluto nei caffè con Dante. Abbiamo attraversato anche qui, ormai da un anno e mezzo che dura questo viaggio, tutto l'inferno, tutto il purgatorio. Adesso stiamo navigando in paradiso, quindi è possibile che di qui a un anno avremo 101 caffè con Dante, 101 perché iniziamo dalla fine, iniziamo da commentare l'ultimo canto del paradiso e poi il progetto è quello di seguire tutto il viaggio. Quindi, se Dio vuole, fra un anno 101 caffè con Dante. Grazie naturalmente per essere qui, l'iniziativa di questa. L'assessorato alle culture della città di Trani ha promosso questa iniziativa per sostenere il valore sociale della lettura. Come amministrazione comunale cerchiamo di coordinare tutte le attività che hanno come obiettivo non solo la promozione della lettura come pratica sociale, ma anche il consolidamento e il patto tra i vari operatori che si occupano di lettura. Come amministrazione abbiamo infatti sottoscritto il patto per la lettura insieme alle 5 librerie indipendenti del territorio e all'Associazione Culturale La Maria del Porto, che è storicamente ideatrice e organizzatrice della manifestazione I Dialoghi di Trani. Anche come biblioteca comunale stiamo avviando tante iniziative per rendere la lettura e la biblioteca uno spazio fruibile anche per chi ha delle disabilità cognitive. La biblioteca comunale ormai è diventata, seppur grande, uno spazio che non riesce più ad accogliere l'utenza, perché davvero, ecco, è diventata quella che si definisce, cioè, una infrastruttura sociale. Noi infatti vogliamo adesso lavorare affinché la biblioteca possa sviluppare delle sue diramazioni più capillari in città. Il lavoro di squadra è davvero la chiave vincente per raggiungere gli obiettivi che un'amministrazione si prefigge. Con l'autore Paolo Farina c'era anche l'amico fraterno Sabino Zini che ha curato la prefazione del libro. In questo viaggio che stiamo facendo insieme per la presentazione di questo libro c'è tanta bellezza perché incontriamo tanta gente come stasera, attenta, assorta, bisognosa di riflettere su quello che accade, sulla vita, nella sua bellezza, nelle sue miserie. Quindi davvero lo ringrazio per questa opportunità. Per il giornale di Trani, Tonino La Calamita.